Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Oggi siamo a Viterbo, nella Tuscia, con il fenomeno della Larus. Buongiorno Cristian. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Laugeri, tu sei il numero uno qui in zona. Eh sì, 17 anni, mi compi 18... Cioè, il 29 gennaio, fra un mesetto, un mese preciso. Di ritorno da... anche tu vai negli Stati Uniti? Sì. Partiamo il 14 gennaio e niente, andiamo a fare questo collegiale. È il primo della storia tuo? No, no. L'hai già fatto? Sì. Pure se sono giovane, alcuni li ho fatti già dei collegiali. E niente, è il primo con gli assoluti di collegiale. E speriamo di divertirci. Senti, il divertimento fino a un certo punto, perché quest'anno, caro te, c'è un'Olimpiade e tu sei una delle pedine importanti nel dorso italiano. Sì. Vuoi raccontare un po' i tuoi record innanzitutto? Allora, quali sono? Sulla la specialità del dorso ho iniziato da ragazzi uno, insomma, a fare record. E ho iniziato con i 100-200 dorso, perché a categoria ragazzi i 50 non si fanno. E subito, appena iniziato in categoria, ho fatto subito i primi record. 50 e i 100 e i 200 dorso, poi da ragazzi 1, ragazzi 2, ragazzi 3 no, non l'ho fatto. Non l'hai fatto. No. E quest'anno ciliegina sulla torta perché sei arrivato secondo. Pure ai mondiali. Partiamo dall'ambito nazionale. Secondo, sì, gli assoluti. Secondo gli assoluti, Dietro a Ramfagni, nel 200 dorso e terzo ai 100 dorso dietro a Mirko di Tora e a Milli, e poi anche la staffetta abbastanza bene, siamo arrivati secondi dietro all'Aniene e niente. I tuoi sogni? Le Olimpiadi. Quali le Olimpiadi? Sì, perché quest'anno è l'anno delle Olimpiadi. E la distanza? 200, punto sui 200 perché è la gara che mi riesce un po' meglio, e però anche se è sui 100 non è che, cioè, li faccio molto volentieri. Senti, in questa società tu ti alleni a Viterbo, fuori dal gruppo centrale che sta a Roma. Sì. Il tuo allenatore è Petrucci. Sì. Però alla Larus c'era un famosissimo dorsista internazionale, un certo Marcus Rogan, te lo ricordi, no? Sì, l'ho pure conosciuto. Ti ha mai dato qualche consiglio lui? No, perché gli allenamenti insieme non ce l'ho mai fatti e quindi non ci ho mai parlato di persona. Però è un faro illuminante. Sì. un atleta che ti ispira. Ispira, sì, abbastanza, perché è un idolo, è come Phelps però nel dorso. Senti, noi ti facciamo tanti auguri. Grazie. Speriamo sicuramente di vederti a Londra nel 2012, perché le cronache dicono che tu sei uno dei più rampanti. Dei più giovani, più che altro. Beh sì, e siete in parecchi. Sì. E tu sei uno di questi. Tanti Speriamo. Tanti auguri. Grazie. Di buon anno innanzitutto. Grazie altrettanto. Da parte di Swim Biz e di tutti i lettori. Ciao. Ciao.